Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Nometti Morse, siamo qui a FIFA 18 con il nostro mitico Bailey, con il nostro ancora più mitico Ronzo Canal. Allora, ci sono un sacco di novità perché prima di tutto siamo in Serie A, abbiamo vinto, siamo arrivati primi in Serie B e quindi automaticamente siamo arrivati in Serie A. Il problema è che se in Serie B abbiamo comunque faticato, perché non è che abbiamo sudato 7 camicie, ne abbiamo sudate 20 di camicie, però ce l'abbiamo fatta. In A sarà una tragedia, perché per chi ha guardato, se seguite un po' FIFA e avete visto i miei gameplay precedenti, sapete che non ho una grandissima squadra, perché comunque siamo su un overall medio di 70 più o meno, 70... 71, che abbiamo Bestie, che Bestie è diciamo il secondo pupillo della squadra, che è un overall di 75, è un velocista praticamente, adoro i velocisti, e comunque ha fatto un bel po' di gol in B e se non fa gol fa degli assist molto molto belli, il mio caro Bestie, quindi non lo venderemo. Poi abbiamo Kozak, che Kozak in tutto il campionato di Serie B avrà fatto, credo abbia fatto tipo 9 gol, perché sono andato a vedere la lista marcatori, ha fatto 9 gol, quindi secondo me abbastanza pochi. Cutrone, sapete che con Cutrone ce l'ho, perché Cutrone non riesce a fare una mazza, non riesce a fare un gol, non riesce a perdere il pallone ogni 3 secondi, poi io non so, magari se lo fa solo a me, però io non lo sopporto purtroppo. Cioè, si mangia per fare un gol, se ne mangia 20, poi alla fine lo comprai a gennaio per la Serie B, mi sembra che ha fatto tipo 5-6 gol, non di più, quindi veramente pochi. Poi vabbè, il resto diciamo, a parte Martina, che è un altro giocatore abbastanza buono, perché uno che sulla fascia si comporta bene, ruba palle e tutto, se si gol comunque credo che abbia sui 18 anni, quindi è già un 71, è buono. E poi abbiamo il mitico Mikai, 79 di overall, aveva all'inizio aveva 72, si è allenato praticamente di continuo, è arrivato fino a 79, che per noi è tantissimo, anche se adesso purtroppo non si allena più, non è più promettente purtroppo, perché ha un 24 anni credo, anche se poi non sono tanti. E però non se ne è più, quindi non lo venderò, perché il nostro pupillo proprio quello che ci ha salvato, perché in realtà noi di gol ne abbiamo fatti pochissimo, abbiamo vinto la Serie B perché c'era lui che parava praticamente quasi tutto, infatti abbiamo la squadra meno battuta del torneo e ci ha salvato, perché cioè in realtà abbiamo fatto tipo tante vittorie quanti pareggi, e lui ci ha salvato, quindi non si può vendere, anche se poi con l'avanza degli anni si svaluterà, e ideologicamente il momento per venderlo migliore sarebbe proprio adesso, perché è arrivato al suo picco di bravura, però il cuore comanda sul cervello a volte. Però il problema è che in B, come vedete, di riserve non ho niente, perché poi se vi ricordate sono andate via un sacco di persone, perché Goiberg, che era un ottimo difensore, è andato via. Tello, che era un centrocampista che a me piaceva moltissimo, anche se lo facevo giocare poco perché non era nostro e non l'ho nemmeno potuto allenare perché non era nostro. Tello se n'è andato via. E poi chi altro è andato via? Floro Flores, che è un altro che comunque qualche gollettino, un attaccante che comunque qualche gollettino la faceva, se n'è andato via. Poi Morleo mi sembra che se n'è andato via. Andate via un bel po' di persone. E invece sono arrivati, che avevo in prestito, Recivic, che l'ho un po' testato, non mi piace per niente, è un altro cosa, che è un po' un fantasma del gol, cioè no che lo fa gol nessuno lo vede, ma che nessuno lo vede senza che lui faccia niente. Il problema è quello. Poi Furlan, 65, esterno sinistro. Dumbia un 61 TS, cioè proprio la bruttezza della bruttezza, e poi nient'altro mi sembra. Quindi ragazzi, praticamente qui, a parte Sessegon, a parte Martino, Mikai e Bestien, tutto il resto va cambiato e venduto.
Mosquera a me piace anche perché lui è veloce, è un velocista anche lui, però per fare, per prendere, perché qui la riserva, i sostituti vanno rifatti tutti, perché non ci abbiamo niente. Qui, a parte 4-5 elementi, va cambiata tutta la squadra, bisogna sacrificare qualcuno, l'unico di buono sacrificabile è Mosquera. Perché mi sembra che ci danno un bel po' di sorelle. Comunque ci penseremo perché lo faccio, diciamo, con una certa amarezza nel cuore, però qualche scelta va fatta. Detto questo, siamo con l'European International Cup. Siamo Bari contro Nastic, Lechia Danzica e Broadly If. Speriamo che non siano forti. Ovviamente non li conosco. Abbiamo 10 milioni rispetto, ci cioè hanno dato 10 milioni rispetto alla Serbia, hanno dato 6, non tantissimi. Non mi direi, magari con 10 milioni, considerando già quello che io venderò, quindi non voglio considerare la base dei 10 milioni perché sarebbe anche impossibile. Vediamo un po' se c'è qualcosina. Ecco, questo Anderson, 2 milioni e 7. Un 71-22 anni, mi sembra buono per 2 milioni e 7 solamente. Direi che vale la pena. Contatto per acquistare. Ah, 2,4 addirittura col compro subito. Vai. Sembra ottimo. Quindi il DC ce l'abbiamo, ce ne serve un altro. Magari poi si può prendere anche un DC. Ad esempio questo 71. Ah, no, non più però. Questo a 22, va bene. Sempre io. 21,72, 6 milioni ragazzi, ma dai, ma esagerazione. Io direi di o prenderci un C3 o un attaccante. Io direi un attaccante perché sin dai gol non li vediamo neanche col binocolo. Ecco, a me piace molto Alexander Arnold 4,5. Mi piacerebbe tantissimo, 19 anni e già un 71, questo diventa un 85 minimo. Ma 19 anni, TD e D3, è un TD, pensavo fosse attaccante. Ah no, solo con la clausola di rescissoria. Gaudino, anche Gaudino è buono, ma troppo. I Barguen 22 4 milioni e 100. Ma anche questo piace moltissimo. Attaccante Anga Song Wang Wang Kang Song Kang Kang Song. Parte il nome pronunciabile per 5 milioni e 9. Io la farei la follia. Poi tanto però poi dopo si vende Moschera, ragazzi. Che se no non si recupera più. Se me lo danno a 5. Questo deve essere un fenomeno secondo me. Proviamo. Scambio i giocatori. Vediamo se c'ho qualcosa. Attaccanti. No, è inutile che gli do questa roba qui che 2,4. Guarda un po'. Vecic. Lo vuoi? Ti do altri 2,4. Siamo a posto. Vedete che gli 5-3. Ho capito, ma non ti posso dare un giocatore da 2 milioni e mezzo e vuole 5 milioni e te, ma sei scemo. Ma ti droghi, bevi. Io ti do 2 milioni e 5 più 2 milioni e 4 di lui, scusa. Se non ti va bene, fan quel posto, scusa. Oh. 3-3 col 2 per me. Guarda come si azzecca. Controfferta. No, io non te li voglio dare. Perché ti devo dare di più di quello che vuole? Ti do un giocatore da 2-4. Ti prendi 2-5. E non rompi le balle. Su. 2,6 ti regalo il 2%.
guarda come sta secca, perché questo sa che va a valere tanto, hai capito? E allora, controfferta, perché sono più duro di te, ti offro 2,5. Oh, allettante sì. Più fretta, più allettante, più che allettante, ho letto. Allora, io ho spronato il fatto una cavolata. Tratta. Forse erano meglio i soldi liquidi. Ci veniva un giocatore sano con 2,5 milioni. Importante, spero che questo non mi chieda tipo 100.000 euro a settimana di stipendio, perché mi rovina. 5. Ma non ti mollo più io. 3. Controfferta. 4. Dai. Vai. Ignora clausola di recessoria. Allora, lui prende 21. Io ti do 21, ti do 25. Che è anche uno stipendio abbastanza, pensavo molto di più. E ti do bonus di ingaggio 150. Ah, contento, buono. Pensavo molto molto di più. E questo l'abbiamo preso finalmente, ragazzi. Quanto tempo ha che volevo lui. Quanto tempo era. Allora, andiamo anche a contattare con Henderson. Venghi, signor Henderson. Gli ho dato Kovacic, l'acqua, Kovacic, come cavolo si chiamava, non mi ricordo nemmeno più. Non vale come il due di picche. Allora, importante, tanto ti faccio giocare sempre a te. 4 anni. Anche 5, vabbè. 4, così non rompi le balle, se no tutte le volte. Accetta, niente causa di recessoria. Allora, lui prende 18. Ti do 20 e 130, 2,40, 16, 2,40, 3,60 dopo 20 presenze. Adesso anche mi pelati, divento ancora più pelato io. Controfferta. Modifica bonus. Facciamo 3,20, oh, mamma mia, come va seccate. Facciamo 200, oh, ma che so io. Mia... Guarda, non calano. Sì, congra per te. Accettiamo. Questa m'ha pelato. Ma per sei un difensore, ma che ridi? E lui ride sì, mortaccioni suo. Ma pelato. E vabbè, neanche lui è dentro. Quindi facciamo le nostre modifiche. Sono soprattutto curioso di vedere come gioca il nostro amico Anga Kang Angwan. Come lo chiamerò, non lo so. Han Solo lo chiamerò. Al posto di Cutrone, perché Cutrone sei veramente qualcosa di imbordabile. Vai, Angwan Song. Han Solo. Andiamo, dai. Con Besting, secondo me Besting e Angwan Song fanno una coppia di quelli. Io voglio un attaccante buono per Besting. Secondo me lui è ottimo. Eccoci all'inizio della Coppa Internazionale Europea con questa gara. Dici io, Danzica, Polonia. Nel corso degli anni queste competizioni bravi. Hanno assunto un ruolo e un'importanza sempre maggiore. Ora sono spettacolari e riescono a coinvolgere al massimo i tifosi. Inizia dunque questo match della fase a gironi, primo per queste ragazzi, due squadre. Beh, sarà importante per entrambe partire con il piede giusto. Ecco la formazione iniziale. Si schierano col 4-4-2 oggi con due centrocampisti larghi, uno davanti alla difesa, l'altro dietro. Oh. Prova a calciare. Questi sono veloci per loro, sì. Senza grossi problemi. Mica scherzano. Lo pensa la Polonia, che perché capiscano di che. Eccolo. Cerca l'area di rigore. Oh! E' Bessie, ragazzi, lo dica che Bessie è una scheggia, un pazzito adesso. Ovunque.
Non l'avevo nemmeno visto io che stavo lì. Chi è? Moschera. Moschera. Confermi. Vero, confermi quello che voglio fare. Oh, vai. Vai che c'è. No. No. È entrata, che è successo? Chi l'ha fatto? Cosa che l'ha fatto? Non so. Che casino di gol. Cosa che eri lì per caso? Stai buono, stai, su. Eri lì per caso. Che Pessina ha fatto un erroraccio di quelli grossi. Hanno finalizzato alla grande una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento. Ma guarda, della ripresa avversaria. Vabbè, è far gol del sfortuna quello da Pessina. Su, della su, su. C'era lì davanti, si è fatto trovare pronto al momento giusto. E cosa che tanto te ne vai? Ma lo dici con questo gol 1-0. Praticamente giocatori di cui parlo bene fanno casino, i giocatori di cui parlo male fanno sempre il golletto, poi dopo ritorna tutta la normalità. Devo farmi trovare un po' bugiardo, no? Si avvicina all'area. Mac acciaio. Mac acciaio. Palla ribattuta ma non è finita. È un prodotto che si chiama Mac acciaio. Oh, oh, oh. No, Gomez, maledetto Gomez. Sei picciriddo, ma ti devi da svegliare. Grande, vai Sesse. Vai Sesse, vai Sesse. A metri per correre. Vai Sesse. Con il possesso palla. Può andare al cross. No, Sesse, che cos'era Sesse? Hai fatto tutto bene. Mosche, grande Mosche, bravo però. No, pure io. Occhio al tiro. Ma che figata che ha fatto! Segnare l'esodio con una nuova maglia, il sogno di. Ma io mi sono innamorato. Mi sono appena innamorato. Mamma mia, come è messa male. E sta male però, ragazzi. Stavano attaccando con maggiore resistenza. Pallido. Era nell'aria. Hanno qualità da vendere. La differenza si sta vedendo tutta in campo. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Abbiamo trovato il fenomeno, ragazzi, lo sapevo io. Quanto è dalla serie B che la docchiamo. Soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi la sua squadra. Stanno dominando il match. Però non so. Quindi un po' di sole che mi ha vantaggio portandosi mitico. Sul 2-0. Mi sono già innamorato di Anquanzon. Ci voleva un tocco internazionale. Quasi un tocco asiatico ci voleva. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Vai Sesse che ti vedo in forma oggi, dai. Ah, bel passaggio di nuovo. Vai Martino, che anche te hai 30 anni ma il tuo lo sai fare, eh. Troppo sul portiere. Anzi, siamo già 2-0 al primo tempo. Penso che non succedeva dai tempi della prima guerra mondiale. Basta non fa cavolate adesso, vero? Ragazzi, queste non sono parate. Dai, fallo. Fallo, arbitro. Però questa coppa internazionale europea si preannuncia. No, oddio! Che intuito ha avuto! Attenzione, tutto solo! Besting! Splendida rete! Dopo una splendida giocata. No, vabbè, io non so. Rimane senza. Ha avuto un intuito anche solo. La situazione per gli avversari. Ma fai vedere anche il passaggio prima, che è stato spettacolare. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Quest'anno Vessin deve essere il. Devi far tutto te, devi far tutto te e Anso.
intanto ha fatto un golletto anche. Continuano a cercare il gol e a trovarlo. Beh, se ne ha fatto anche un golletto nella Coppa Internazionale Europa. Intanto l'ha messo. Occhio, cerca l'area di rigore. Ma grande Anderson. Oh, chiudete, bravo, bravo Martino. Non esattamente perfetto. Martino. C'è campo per la ripartenza. Il vecchio saggio. Bestie, bestie di nuovo. Ha spazio per tirare. Questa non la sbaglia. Doppia. Grande opportunità. La maglietta. Essere al posto giusto nel momento giusto. E cosa? Che seguilo poi. È una grande soddisfazione per lui con la doppietta che conferma le sue straordinarie. Vabbè, guarda, zacchete. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Ma è esploso il Bari. Ah, sì, si butta così, però bisogna vedere poi se cioè momento che vendiamo Mosquera, se veramente riusciamo, perché comunque Mosquera il suo lo fa. Un dominio fin qui assoluto in questo match. E soprattutto è un velocista Mosquera. Io adoro i velocisti perché sono quelli che palla recuperata dagli al momento giusto si infilano e fanno gol. I giocatori possono raggiungere gli spogliatori. 4-0 ragazzi, non è mai successo in tutta la Serie B. 4-0 al primo tempo. Ci rimango anch'io. Inizia ora la seconda frazione di gioco in questa partita della prima fase. Giochiamo una riposante perché europea. Le due squadre tornano ad affrontarsi. Non vorrei massacrarli che poi abbiamo altre partite vicino una all'altra. E però attenzione pericolo. No! Attenzione però. La rimette dentro. E il pallone. E cosa? Che cos'è? Oh, io le metto. Come vede la porta lui, non la vede nessuno. Questi sono ma tanto di ovvero 50 questi. Anzolo che va lì perché ha passato a lui. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Ma che cos'è? Che assume ormai Tanzica, una ma molto precisa. Io non vorrei, però prossima volta golf, tennis, architettura, non lo so. Qualcosa di diverso. Ecco il tiro. La delusione sul volto per quella sul che volto. Volte capita di sbagliare. La delusione sul volto. Apre oh. Sulla fascia. Ma che roba bella. Attenzione, occasione. Ed entra in rete. Gol! Ma non è possibile. Il segno con questa doppietta. Nemmeno lui credo si aspettasse un debutto del genere. Se che vabbè, ha fatto tutti i gol. Ecco. Chi è? Martino, vai Martino, vai, tu l'hai fatto, bravo. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Abbiamo trovato il fenomeno, ragazzi. Allora, vabbè, a parte che in sta squadra qui risultato che soddisfa sicuramente l'allenatore. Mi sa che non conta. Finora c'è stata una sola squadra in campo. Con questa rete aumenta ulteriormente il proprio vantaggio. Ragazzi, non è mai capitato di fare così tanti gol. C'è spazio per andare. Pallone interessante. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Anche Tenucci il suo lo fa. Non è malaccio, però comincia a avere già i suoi annetti. Questo ha agevolato il suo intervento. Vabbè, ragazzi, c'è anche qualcuno che mi dispiace anche darlo via, perché ci sono anche Tenucci dall'inizio che è con noi, quindi insomma. Qualcuno del Bari. Bestie non era originario del Bari, quindi insomma c'è rimasto, ormai sono rimasti in pochi. Beh, sicuramente qualcun altro andrà via.
Quindi mi sa che rimane originario del Bari, rimane solamente Mica e Martino. E forse Tonucci, vediamo un po'. Poi gli altri. Ma che cosa, occhio, che mi dispiace. Ma se mi lasciano entrare io metto. Ha spazio per tirare. Attenzione, ecco il gol. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Rivediamo ancora una volta questo gol, il terzo della sua stagione. Cutrone, che magari lo fa anche te il gol, forse. Sì, potrebbe non essere finita qui. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Datti là! È esploso il pubblico perché ha levato un pallone. Ferma il gioco per consentire l'intervento dello staff. No! Pier, speriamo non sia niente di grave. Ma perché proprio bestia? No, sono rovinato. Non c'è nemmeno nessuno. Pur là. Mamma mia. Sono rovinato. Il mio pupillino. Bastone. Palla 2 dunque, con l'arbitro che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco. E vedremo se ci sarà del fair play. Ridate pure, ma i tazzi sul pato bestia, ridate pure. Messi è sempre in gioco? Volski guadagna metri verso l'area. C'è un buon anticipo. No, no, già... Vai, corri, corri, corri. C'è profumo di gol nell'aria. Attenzione, rete! C'è Furlan. Bravo e fortunato qui a trovare il gol pochi minuti dopo il suo ingresso. E l'allenatore starà gongolando per aver indovinato il cambio. Ma chi è Furlan? Un gol che non cambia la sostanza di questo match. Sì, ma le squadre come questa hanno sempre fame di gol. Ma chi è Furlan? A spingere fino alla fine. Giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation. Si avvicina all'area. Tirato malissimo, un pallone che finisce sul fondo. Ma ci manca. Cioè a me piace la competizione, se non c'è competizione no... Ancora 3 minuti da preferisco giocare. Fare 1-0 sudata che 8-0 tranquillo così troppo. Ci sono metri a disposizione. E poi mi hanno azzoppato anche bestia, non ti dico. Una partita del genere. Non c'è più tempo, finisce qui la partita. Non può sbagliare da lì. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ho dato anche un'occhiata alle impostazioni perché non vorrei che magari fossero cambiate delle volte, un bug avesse cambiato, non so, le impostazioni, no, sono rimaste a livello di difficoltà il solito. Quindi vuol dire che proprio la squadra che proprio era veramente veramente scadente. E quindi niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, vi ringrazio per la compagnia e come sempre iscrivetevi al canale e tutto il resto. Ciao belli!